ok, ok, questa è una battuta letale. Sei pronto, Alex? È dedicata a te. Pronto, vai, non posso, allora, posso mai, sopporto. Se una persona è da considerarsi morta quando il cervello ha smesso di funzionare, sto parlando con un morto. Che senso? Hai capito bene? Vedi? Vedi? Ci ho indovinato. Mi sa che la battuta è azzeccata. Azzeccatissima. Allora, come potete vedere, stai parlando dello zombie. No, tranquillo, tranquillo, non ci pensare, eh. Tanto non puoi pensare, giustamente. Non ci penso più, no, basta. Tranquillo, ti viene bene non pensarci più. Comunque, mi fa male la testa, esatto, se ci penso. Oggi affronteremo i lucky block degli zombie, che sono pieni di zombie, ovviamente, e di altre cose. Guarda brutte. Guarda lì tutti zombosi. La mappa, ho anche rinnovato la mappa. L'ha costruita la signorina Anna, come al solito l'ha fatta tipo città apocalittica con pezzi di zombie dentro, ed è molto, molto bella, più bella, guarda, molto più bella qua di quando le fa Alex, osso, devo proprio dire, no? Dai, basta questa storia che le fa più giusto, bene. Chat, c'è da dirlo, giusto, però, commenti, c'è da dirlo. Non chat, perché la chat è di là, qua ci sono i commenti, mi confondo, cosa ci volete? Venite in live stasera alle 19, live MGF live per un divertimento egocentrico. Toccate la viola, mi raccomando, alle 19. 19. Divertimento assicurato. Adesso però dovete sciacquarvi, perché devo iniziare a aprire i blocchi, è molto bello, molto godurioso. Bene, certamente, ciao. Il tuo punto è quello arancione. Sì, ciao. Lo so, qual è il ponte arancione? È quello lì davanti, dai, ho perso la testa. Ciao. Va bene, però ve ne dovete andare, eh. Andatevi anche noi, Cicco, andiamo. Mamma mia, Cicco, quanto sei imbecille che parli. Scusa, mentre io mi sposto. Perché devi rompermi i coyotes? Perché? Non devo più farlo. Adesso non parlerò mai più tutta la mia vita. No, cos'è quell'arma lì? Perché ce l'hai già? Che sta succedendo? Perché c'è pieno di zombie dentro i blocchi. Ti faccio vedere, è proprio pieno, pieno, pieno. Ti faccio vedere, ne apro un paio, guarda. Oh, Peppina! Cos'è? Zombie! Attento, ci penso, no, è tipo io! L'invasione zombie suprema. Tu non sei armato, io sì! Quindi tu devi dipendere da me, ok? Tu sarai... Devi proteggermi oggi, di brutto. Ok, adesso però approfittiamo di questo pozzo per prendere qualche risorsa risorsosa. No, no, cos'è? Questa cosa non è mica una risorsa, ho patate fritte. Buono, cos'è? Buono, a me servivano perché ero senza cibo, quindi quasi senza cibo. Buone patate, buone. Vabbè, io voglio materiale, voglio vincere stavolta. Tranquillo, amico mio, perché guarda che cosa abbiamo qua sotto, guarda un po'. Ferro. Cos'hai da sotto? Ferro. Oh, assurdo, questo lo prendo io se vuoi. Non ci serve assolutamente a niente quello. Vabbè. Infatti che se ne frega. Apro altro, apro altro. Vai, vai. Attenzione. No, Lion, è un problema. È un problema. Tranquillo, è un bel problema. Ci penso io, tanto spawnano addosso a me, capito? Quindi tu non ti devi preoccupare di nulla. Muoio. No, no, dai, Cicco, non mi stai proteggendo. Cicco, stai fermo. Sono io, non sono zombificato io. Ok, ok, ok. Devi stare tranquillo. Oh, meno male. No, non mi piace questa cosa. Io muoio di brutto, oggi. Stai tranquillo, ci sono io, ci sono. Tu ti fidi di me, no? Ti fidi di me. Ma mi hai sparato più a me che agli zombie. Non è vero. Questa è una cosa veramente che mi offende. Cos'è successo? Cos'è successo? Hai visto che tu? Ho visto una visione anche tu. La smetti di parlare tutto strano e sbagliato, perché stai dando veramente fastidio. Ma infatti fastidio. Sì, cioè, infatti adesso smetta, perché qua gli zombie stanno un po' mettendo ansia, capito? Stai diventando come Alex. No, 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 no! Che succede lì? È pieno. Spostati. Non mi sposto subito. Spostati, mi sa, Ok, sono morti quasi tutti. Spostati, spostati. Ma sono tutti lì, sono tutti a destra, pure a destra. Ok, ok, fermo. Ok. Non ce ne sono. No, più. Lo sapevo, cose? Sono morto, lo sapevo. No, io non ci posso credere, allora sei deficiente. Ma allora sei un deficiente, no, no, allora vattene via. Stavolta sono stato stupidissimo, cioè sono caduto da solo. Ascolta, è dall'inizio proprio del video che stai essendo veramente un campione di idiozia. Cosa vogliamo fare? Ma come faccio ad aggiustarmi? Dammi non un lo trick, so, non lo so. Ma mi stai rompendo le palle. Mi stai rompendo le palle. Adesso concentrazione massima anti-zombie, ci sto. Dall'inizio doveva essere concentrazione massima anti-zombie comunque, Eh no, ma dopo un po', capito? Prima bisogna un attimo testare. Vabbè, almeno abbiamo trovato delle risorse. Blocchi d'oro. Ti informo che oggi, durante il combattimento finale, ovviamente io il fucile non lo potrò usare. Ce l'ha anche Anna, ma non lo può usare nemmeno lei. Quindi dobbiamo comprare comunque le armi, che sono più scarse. La tattica, ti ricordi qual era? Prendere sempre quella che costa di meno, perché è sempre migliore, no? E anche qui c'è una novità. C'è una sola arma per entrambi, così non possiamo diventare più forti o più deboli rispetto agli altri. No, la tattica nostra non ha più funzionato. Però c'è l'armatura, quindi attenzione, possiamo comunque potenziare. Utilizzando non voglio quella. Essere nudo, stavolta. Tranquillo, ti prego. Questa volta ho già messo da parte un fondo pensione per te. Così. Okay. Grazie mille. Vado avanti ad aprire, stai attento che questi ti steccano a te. No, 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 io non... Va bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto abbastanza bene. No, non stai morendo. No, c'è lo zombino sul cavallo, c'è lo zombino. Quello non è un cavallo, ma va bene lo stesso, Cicco. Vedo che è in groppa, però, capito? Cos'è che fa? Scusami. No, no, allora è in groppa al cavallo. No, dai, capito, non voglio ripeterlo, capito? Dai.
Stai attento con la volgarità, eh. Watch your mouth, Chico Tobi. Watch your mouth. Adesso non dico più niente. Allora, io ho preso uno smeraldino. Abbiamo altri smeraldini buoni. Vediamo se. Quanta roba! Wow, buonissimi! No, ho esagerato. Ho esagerato. Attento! Hai esagerato di brutta, no! Voglio anch'io! Non morire. Voglio il fucile. Ti prego il fucile. Sto sparando, sto facendo del mio meglio. Spostati. No, proteggi. Ti sto proteggendo. Ti ho protetto. Ok? Ok. Sì, ma. Tutto al sicuro. Scusami, ma con tutte queste protezioni che io ti ho dato, ti ho salvato il sedere per cinque. No! Cinque! Oh, metti le mani! Levati! No! Ho rotto un blocchettino per sbaglio. Ho fatto il danno cioè serio. Cioè uno ne tocchi tu uno. Uno ne tocchi uno e rompi tutto. Ho sfondato l'isola. Cioè ci avevamo anche quattro blocchi d'oro. Guarda quanti ne sono rimasti adesso, due. Due è meglio di zero, no? Tua madre era meglio se si prendeva un caffè il giorno che ha deciso di concepirti. No, mannaggia a te, guarda che danno umano che sei. Ma perché questa sfiga dentro di me? Cosa posso fare per toglierla di mezzo? Guarda, proprio, ho sentito sempre di gente che si lava le mani con il sale sotto l'acqua calda. Non lo so, magari prova. Ma adesso lo faccio pure io, per forza, che come è possibile? Qualcosa no? Bisogna fare, perché non si può così, eh. Basta, cioè, devi aprire, qua bisogna andare un attimo in organizzazione. Va bene, dai, perché vabbè, siamo un po' vabbè, sotto, okay, te lo dico. Ok, una spada inutile, perfetto, alla grande. Guarda no, qua, No, vabbè. Erano 80 comunque. Cioè, cosa dovevo fare io lì in mezzo? No, anch'io sono. No, Cico, però tu non morire almeno, cacchio. È impossibile, hai visto quanti erano? Era tutta un'armata. Ho visto, però non morire, cioè. Resisti, non lo so, guarda. Ma quanti. Come stanno facendo gli altri a non morire? Ve lo devi spiegare. Non lo so, secondo me loro hanno. Tanto ci truffano tutte le volte. Che da loro non spawna niente, da noi ne spawnano 500. Mo, qualcuno deve andare a vedere il video di Anna, anzi andateci sul suo canale, guardate il suo video, mi fate sapere, per favore, se a loro gli escono le cose maledette o se siamo solo noi che abbiamo questa sfiga. Perché veramente siamo guarda, ti rispondo subito, siamo solo noi, anzi sono solo io che porto sfiga, mi sa, Mettiti di spalle e guarda l'orizzonte. Vai. Apro un blocco, Ok, no, non è vero. No, no, che Cico, è terribile, terribile. Mi sa che sono io. No, mi sa che sono io. No, questa era letale comunque. È una trappola fatta apposta, questa, Un fatto apposta ha fatto trappola, questo qui era. E questo era impossibile sopravviverlo, veramente. Ma neanche romperlo, guarda. Vabbè, ok, ci penso io. Adesso salve. Cosa volete? Tu ci pensi, ma io sono qui per te con un bel dono. Sì. Abbiamo un dono per voi. Un dono prezioso. No. Perché? Cosa? Aia! No, sono morto anch'io! Ma che è successo? Perché? Perché? Silenzio un attimo. Cos'è successo, Anna? Vorrei che tu me lo descrivessi con calma. Allora, io ero venuta a portarti. Oh mio Dio! Delle Lucky Potion che non erano Lucky. E sono morta io. E l'hai tirata sotto i tuoi piedi? Che cosa doveva succedere, Anna? No, ho fatto così! Ma smetti di buttare zozzame! Va così, te ne regalo una buona. Tutta la mappa! Aia! Comunque vuoi sapere perché lui non è mai morto? Perché c'è la tua testa. Perché mi ha lasciato da sola sul Lucky Block e lui sta sul ponte a guardarmi. Cioè, io che mi lamento di Cico, mamma mia, Cico a confronto, guarda, è buono, guarda, porta sfiga. Io continuo però a ripetertelo, secondo me dovremmo fare una volta che loro stanno insieme e noi due stiamo insieme, perché poi mi sento poco supportata. Però posso rifiutare io, per favore, questa cosa? Non vuoi stare con Alex? Bellissimo stare con Alex, guarda, no, è un'esperienza, guarda. No, non lo è, te la consiglio. È un'esperienza, ha dell'esperienza a fare questa cosa. Alex, comunque ce ne andiamo giù, siamo sfigati. Cavati la testa di Anna perché mi fai schifo, scusa se te mi viene da sboccare. No, era Team Sbanu. Team Sbanu viene da vomitare, vabbè, ciao. Ma che ciao, schifo, ciao. Esatto, ciao. Andate via, per favore. Oh, facciamo così, possiamo fare una cosa. Fai il serio. No, non resti lì, non resti lì, vieni anche tu. Mi metto proattivo proprio. Esatto, adesso li apro io, guarda. Questa parola guarda mi piace, allora, è la parola del giorno. Scriviamola giù nei commenti. Proattivo, capito? Vuol dire che sei più che attivo, che è prima. Sono pure pro, è solo pro. Pro. Ok, apro un blocchettino proattivo, Apri. Ok. E guarda quanto sei attivo. No, sei stato troppo attivo di brutto. Sei stato attivissimo. No, aspetta, però, forse non ci muoio. Forse non ci muoio. Salva me. Ma cosa? Vieni qui. Salvami. Dove sei? No, sono in alto, però stanno arrivando da me. Aiuto. Ma sei un infame, mi vuoi far morire. No. Mi pestano tutti. Ok, siamo vivi, fermo. Ok, siamo sopravvissuti. Siamo stati proattivi comunque, perché non siamo morti, questo è ottimo. Adesso abbiamo niente, perché c'era un villager e dei maiali, neanche zombie, quindi anche meno preziosi. Dobbiamo prendere più risorse. Ma quanti materiali abbiamo? Me lo puoi dire? Pochissimo, ma ho trovato delle armature qui dentro e non c'erano zombie. Per la prima volta, allora, assurdo, fortuna. Prendi questa,
una povertà, guarda, veramente. Grazie mille, wow, Golden. Guarda cosa sembro io. Sembro uno che gli ha vomitato in testa qualcun altro. Sembra una tartaruga ninja un po' strana. Cioè, mettiti questa che è meglio invece, eh? Magari. Grazie mille, vai. E basta, non ti posso dare altro. Ci abbiamo... Dai, ma sono tipo orribile. Non guardarmi, per favore. Anche a te sembra che ti hanno sgabirrato addosso, comunque. Ma guarda che colore è questo. Vabbè, sembra una rana. Dai, andiamo avanti. Apro ancora. Ne apro vai, un paio. Vai, apri tutto. È finita. È finita. No, aspetta, quello nano. Non cadere. Tranquillo, sono vivo, tranquillo. Non cadere, me la sto gestendo io. Bravo. No, dai, sono morto. Non ci credo. Sono morto. Mi ha dato fuoco. Il tizio mi ha dato fuoco. Sei vivo, fermo. Ti salvo io, ma guarda. Cioè, però hai rotto le palle. Scusa, ma tu ci sei. Sei qui per farti salvare. No, è pure per urlare. Aiuto, salva me, non salvare te stesso. Esatto, capito? Sei un rompimento di balle. Cioè, ma che palle. Toh, ti faccio il ponte, dai, passa. No, era di sabbia, ok, sono imbecille. No, ma veramente, tu non sei affidabile neanche a tu. A quanto pare però, no, cioè. Vediamo qui dentro, ci sarà qualcosa, no? Attenzione, vi sprego, c'è i cash. Parte è andata a finire giù, però parte l'ho presa io. Aspetta che c'è un pigmeo. Quanta parte però? Buona parte, come Napoleone. Ok, ora che siamo messi meglio, possiamo iniziare a commerciare, secondo me. Io propongo. Ma volete la key block? Io lo aprirei subito. Va bene, dai, così, sì, questo qui è fortunato. E non è vero, non era vero, Cicco. No, basta, io non ci gioco più con te. Porti sfiga. Questa è l'apocalisse, hai visto cosa è uscito? No, sono morto, cosa devo vedere? Sono giù dal mondo. Anch'io sono morto, è quello il problema. Guarda, ma non si può più vivere qua dentro. Senti, chiudiamoli dentro questi zombie. Guarda, facciamo così. Esci dall'isola, rompi il ponte. Cicco, ma c'è altra roba intorno. Ma vabbè, sono caduto. No, vabbè, io non ci gioco più. Porto a casa ma il pallone. Uscita? No, non lo so. Ma non si può giocare in questa maniera. Cioè, basta. Ditelo allora. Spara tutti. Devi sparare tutti e poi uscire, vai. Cosa sparo? Ci sono 50 silver. No, Cicco, ci sono. Taglia il ponte. No, sei un cretino. Io non ci credo. Non ci voglio credere. Ma poi perché stanno piovendo bombe dal cielo? C'è un Wither, Cicco. Ma chi? È un Wither. Ma chi l'ha messo? No, sono nel fuoco adesso, babà. No, sono stati loro, Lion. E noi sicuramente no. No, da noi sono usciti solo 350 milioni di zombie. Sono un po' infuocato, però sto bene io adesso. Vabbè, il Wither è anche scomparso, quindi perfetto. Ok, tutto bene. Mi raccomando adesso. Non abbassiamo la guardia. Vieni con me, ci compriamo le armature, va bene? Che prepariamoci così alla guerra. Bravo, ci sto tutto, bravo, vai. Bravo. Allora, vediamo un po'. Questo zombie vende le armi, ok. Una bella arma questa. Ah, si poteva vendere anche il ferro. Io non mi ricordavo e ti ho detto di non prenderlo. No, ecco, lo sapevo, io vedi, lo so. Vado a prenderlo adesso se vuoi. Vedi se c'è ancora, non so mica, eh. Corro subito. Comunque è una brutta notizia. Siamo a 11 morti e allora 4. Siamo un po' messi male. Questa già è tutta colpa tua, tutta interamente. Ma è assurdo, hai visto che tu cos'è uscito? È uscito un drago tra poco. Io spero che anche gli altri qua nei commenti siano d'accordo con me nel dire che sei fuori dall'avventura e di tutte le avventure che vivremo per sempre. No, così ci sono pure morto adesso. Ma ti rendi conto cosa sto facendo? No, davvero. Sì. No, vabbè, ma scusa, ma mi prendi, cioè vuoi sabotarmi? Questo è un morti. Sabotaggio. Hai rotto le palle. Oh! No, allora, però ho 36 di ferro. Questo non è mica un sabotaggio, guarda qui. Ecco qui. Ma ecco, mi hai visto qua come sono io? Sì, sei tipo, ma cosa sei? Un generale. Ma con che occhiali hai? Sono poi il generale, stai zitto, avanzo di galera. Adesso ucciderò voi e tutte le vostre famiglie. Però hai ancora gli stivaletti sgabirati. No, è vero, aspetta. Adesso sì, tutto generale, completamente. Tieni, puoi prendere tu questo e questo. Ma questo è, però aspetta, buonissimo. Non mi piace questo scambio. No, questo scambio non è buono. Wow. Sono la foglia. Ah, che bello. Hai la stessa intelligenza delle foglie, secondo me, tu comunque, uguale. Ma hanno intelligenza, no? Sì, sono esseri, sì, no, sì, non sì, sono sì, esseri sì, viventi. No, vabbè, Cicco, come no? Certo che so. Cicco, ti informo che avevamo abbastanza soldi soltanto per comprare un fucilino e senza le munizioni, però. Quindi dobbiamo tornare a prendere. C'è pure una spranga qui. Allora, usiamo la spranga. Comunque non abbiamo abbastanza soldi per la spranga. Dammi il ferro, se ne hai altro. Te l'ho già dato, Ah, beh, qui. Allora era... Vai così, io divento foglia con la spranga, vai. Wow, siamo proprio ricchi, eh.
Mamma mia, no, allora, io cavo da un'altra e basta. Tieni la spranga. Siete no. spacciati. Stai zitta, stai zitta, non siamo per vincere. Allora, voi ci avete 12 morti, noi 4. Questo è un problema, infatti. Però, certo. però ancora avremo bisogno di un attimo per aprire un paio di blocchettini in più noi altri, perché siamo stati un po' sfortunati, sono spawnate delle Alex, cose. Alex, regalagli il coso. No, no. Sono uno sberato. Aspetta, ascolta, ascoltami. Alex è tonto, ha comprato due elmetti, quando di testa non ce n'ha manco una. Infatti. Quindi vi vuole donare un elmetto. Va bene, grazie, grazie. Lo puoi dare a Chico Tobi, il mio amico. Hai visto, Chico? Ringrazia Alex. Grazie mille, Alex. Dammi gli occhialini. Tieni, però. Tieni. Ecco, sì. Ok. Adesso anche io gli occhialini. Adesso lasciateci aprire qualche altro secondo e poi aprite anche voi. Va bene, intanto noi. Guarda che noi siamo tutti pronti di tutto punto. Tutti armati. Anche noi, comunque. Vabbè, a tra poco. Ciao. Sciacquatevi dalle palle. Che fastidio! Ma infatti sì, tutto che parlano lì, che si credono forti. Noi ci vuole la spraga. Apro, non adesso, apro. Oh. Devi aprire per forza. Niente, per forza. Va a fan bagno, va, io non ce la faccio più. No, no, lei, io ho rotto qualcosa. No, no, cosa hai rotto? Cosa ho fatto? Non lo so. No, sei un fango lì! No, sono caduto anch'io. No, ma io non ce la faccio più, Cico. Cioè, questa è una presa in giro, non ce la faccio più. Senti, ma possiamo arrenderci, tipo dire no, guarda, questa volta non combattiamo. No, dai, le battaglie si combattono sempre, devi saperlo. Effettivamente con questo vestito generalesco mi sento di dover combattere, eh. Sì, sì, bisogna dare un botto in battaglia, ma tantissimo proprio. Oh, zitto, zitto, che ho trovato un blocco di diamante, forse, eh. Oh, questo ribalta del tutto la situazione, vero? Certo, di brutto la ribalta. Sento Anna che urla come non so che cosa, non so cosa stia succedendo di là. Ho un altro wither, no, ti prego. Mi auguro di no, perché poi viene da noi, lo sappiamo benissimo. Eccomi, andiamo, usiamo questi ultimi diamanti. Ti prego, anche una pistola mi basta, e la spraga mi piace, però diciamo che non è efficiente. Guarda, io ti dico, non abbiamo neanche i colpi per la prima di pistola che ho comprato. Quindi non ti so dire. Prendili però. Per te, allora, io uso la spranga, facciamo così. Va bene, allora, c'ho abbastanza per 32 proiettili e basta. Perché ricordo, il fucile non si può usare, quello era solo contro gli zombie, quindi come la mettiamo? Dai, ma passamelo, lo usiamo un pochino, dai. Ho un'altra spranga, ho potuto comprare. Oh, due, double spranga. No, no, è la fine per loro. È double spranga, ottimo. Ma ti faccio vedere io, sono un militare esperto. Ottimo, io pure, con questo fucile, con i pochi colpi. Vedi, che ho. Questa pozione maligna suprema della malignità. Grazie, grazie, grazie. Quella serve pure. Ok, ok, io ne ho. Aspetta, ma io ho delle pozioni lucky. Oh, siamo pure i destrieri, guarda. Buono. E mo come fanno a Vienna? Vai, vai, sali, ci sali. No, non puoi, non posso. Come guarda. Non puoi? Guarda, non mi vogliono. Ma porca di quella. Dai, c'è una cosa buona. Oh, basta, sono salito, mano vuota, mano vuota. Ah, ok, ok, ecco. Faccio subito. Ok, io ci sto, il tuo sta andando a fuoco, Cico. No, e l'ho ucciso per sbaglio. No, no, dai, mi ha mollato, basta. Il mio, ma esci dalle balle, no, non mi vogliono questa. Bene, i miei. Sali, sei tutto invisibile e rotto, scendi. Anche tu sei invisibile. Ok, no, non saliamoci mai più. Non saliamo, ma sei buono, siamo invisibili. Perché abbiamo un sacco di effetti. Ma no, quanti ne abbiamo? Oh, iniziamo subito. Sì, sì, andiamo, 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 andiamo. Aspetta, 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 com'è si scende, ok. Oh, e siamo pronti, siamo pronti. Vai, siamo prontissimi. Sì, sì, sì. Pronti, pronti, siamo pronti, siete pronti? Aspetta, aspetta, Alex, pozionati, pozionati. No, no, adesso quello che si pozioni. Andiamo, vai, andiamo, vai, 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 vai. Vai, vai, spranga, spranga. No, non serve a nulla questo fucile qua, Ma che fucilaccio. Ma che sta succedendo? Guarda che facciamo fucile. Uno scambio tattico, dai, per favore. Zitti, queste le regole, si spara col Glen Cannon. Ma chi è chi? Non sto capendo. Chi è chi? Chi è questo? Allora, io so chi è Anna, quindi cercherò di spingerla. Fuga! Anna è questa che scappa. Ma dov'è? Cico è quello tutto sgabirrato con l'armatura. Certo, sei sgabirroso, vieni qui. Sono confuso. Io ho perso tutti. Aspetta, no, sono io. Passiamo veloci, non sto facendo niente. Smettetela, infami. Ok, butto la pozione maligna. No, 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 preso da solo. No, 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 non si può fare. Ma non fanno nulla sti fucili. Ma l'hai scelto te questo. Sì, proprio. Ok, allora pausa, fermi. Possiamo buttarci di sotto e levare gli effetti delle pozioni? Sì, una morte di per tutti, dai. Andiamo, tutti, Tutti. Vai, vai. Tutti. Tutti. Io sono già morente. Tutti, buttatevi. Tutti.
Ok. Ok, devo buttarci veramente. Dai, io pensavo che facessi un po' di... Che infame, cavolo, che schifo. Ma prova sempre, ci si prova. Che schifo di persona. Cioè, io sono stata proprio lì ad aspettare perché sapevo che sarebbe successo. Comunque, io vorrei far notare che Alex è morto la prima volta adesso. Questo mi fa capire l'utilità che ha avuto nel corso del video. Probabilmente è stato fermo per tutto il tempo a guardarti. Sì, a guardarmi qui, a farmi il ponte ogni volta che si rompeva. Faceva anche molto coso. Dove ti sei messo, Alex? Fai vedere. Ero proprio qua, guarda. Dai, non hai anche resistenza a knockback. Ma è possibile, come no, vabbè. Ma sarà l'armatura forse. Bravi, lo so. Qual è il sedere pesante che ha che gli dà resistenza al knockback 85? Anche a te ce l'hai. Ma giù ce l'hai. Come se fa? Allora, aspetta, anche tu ce un test? L'hai. Cosa? Ciù ce l'hai. Possiamo fare un test. Allora, mettiti di fronte a me. Sì. Ti sparo. Ok, un cuore. Quanto un cuore, buono un cuore. Ok, comunque. modesto. Si può uccidere una persona a Cico, cuore. Cico, quanto ti faccio? Un cuore, che vabbè. Ma anche a lui, che c'ha tutta l'armatura schifosa. Dai. Allora, probabilmente non abbiamo ragionato bene anzi, non hai ragionato bene, perché le hai messe tu le armature. Se mettevi queste pistole un pochino trinariciute, non potevi mettere le armature fortissime del generale Lion. Non pensavo, non c'è scritto, capisci? Beh, c'è scritto che ti danno tutti gli scudi di armatura. Comunque, a casa mia, mo non so, magari. Ah, tutti quelli sono tutti armatura. Quanti sono? No, deficiente, te la metti addosso, vedi che ti dà tutti gli scudi di armatura tranne mezzo. Ah, non ho provato. Ah, beh, allora sei una brava tu. Vabbè, comunque. Oh, senti, non ne capisco niente. E beh, che facciamo? Continuiamo o non continuiamo? Propongo uno scontro. No, no, unico, no. Senza armatura. No, abbiamo perso noi altri, cioè è colpa sua, interamente, interamente colpa di questo qui. Credo di non volerlo mai più con me al mio fianco, infatti. Ma c'è l'apocalisse, non è colpa mia. Questo qui l'ho è un addio. No, perché poi non voglio neanche quell'altro io. No, colca sembra un cretino. Vai, per favore. Vai, sparisci, non ti voglio Alex vedere. Alex viaggia con un pollo accompagnatore, guarda. Questo è il mio pollo accompagnatore. Non farlo! Al mio pollino! Spracca il polletto, spracca il polletto. Bene, e per oggi ci fermiamo. Venite stasera in live alle 19 sul sito Viola. Link in descrizione nel primo commento. Vi aspettiamo e per oggi è tutto. Lion, il generale figo, out.